Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube Joyce Art. Oggi andremo a costruire una cosa bellissima, un inventastorie. Che cos'è un inventastorie? Ve lo spiego subito. In questa scatoletta di latta ho messo delle piccole pergamenine arrotolate. Vedete? In questa maniera. Ognuna di esse contiene un disegno e pescando questi disegni si possono trovare degli spunti per inventare delle bellissime storie. Ad esempio, io qua ho pescato un aereo, quindi nella mia storia andrò ad utilizzare un aereo. Poi vediamo. Qui ho uno squalo, quindi nella mia storia ci dovrà essere uno squalo, un aereo. Andiamo a vedere un terzo elemento, per renderla un po' più difficile. È un pianeta. Che storia mi potrei mai inventare con questa? Te lo dico dopo. Intanto andiamo a vedere come si fa il nostro barattolo inventa storie. Prendiamo quindi il contenitore che avete scelto. Io penso che utilizzerò questo qua di latta che mi piace molto. Poi lo appoggiamo sul foglio. Voglio aprirlo. Appoggiamo sul foglio in questa maniera, facciamo un segnetto qui e andiamo a piegare il cartoncino. Così. Ecco fatto, adesso lo ritagliamo. Controlliamo che ci stia per bene. Sì, direi di sì. E scriviamo sopra l'inventa storia. Ecco, una volta colorato andiamo ad applicarlo sopra. Possiamo attaccarlo con la colla oppure metterci un po' di scotch. Vedete che carino? Qua, visto che ha avanzato un po' di spazio, potete metterci ancora del cartoncino, un pezzettino un po' più piccolo, oppure un adesivo o qualcosa, quello che vi piace di più. Il nostro cofanetto è quindi pronto. Adesso però mancano le storie. Andiamo allora a prendere i nostri fogli con i vari personaggi. C'è una torre, una bandiera, una principessa, una bacchetta magica, un cuore, una candela, un aereo, una bottiglia, chissà, forse porta un messaggio. E poi abbiamo un vulcano, uno squalo, un mostro oppure un alieno. Vari ambienti e varie situazioni. Andremo quindi a colorarli. E dopodiché li chiuderemo tutti e li metteremo nel nostro inventastorie.
Quando avete finito di colorare i vostri disegni, io vi ho proposto questi, poi ovviamente potete fare tranquillamente i vostri. Se li volete, mi scrivete una mail e ve li mando, così poi potete colorarli come più vi piace e ritagliarli. Allora, dicevo, appena finito di colorarli, li ritagliamo. Una volta ritagliati andiamo ad arrotolarli così, facendo come delle piccole pergamene, come per esempio nel gioco della pesca. Ecco qua, facciamo delle piccole pergamene. Una volta quindi arrotolati tutti i nostri disegni, basterà metterli dentro il nostro barattolo Inventa Storie e aprirlo quando sarà necessario. Allora, vi piace l'idea del barattolo inventa storie? Beh, avevamo detto che dovevi inventare una storia, giusto? Avevamo uno squalo, un aereo e un pianeta. Allora, come potrebbe iniziare la nostra storia? Beh, c'era una volta uno squalo a cui piaceva moltissimo leggere, era proprio innamorato della scrittura e anche delle brioche, però questo è un segreto. Allora, cosa faceva questo squalo? Leggeva, leggeva, leggeva e un giorno ha incontrato in uno dei suoi libri una storia bellissima sui pianeti. Allora ha detto: come faccio io dal mare dove vivo ad andare su un bellissimo pianeta? Beh, allora ha chiesto a un suo amico di prestargli un jet molto particolare. Così è salito a bordo del jet e se n'è volato fino al suo pianeta. Come continuerà questa storia? Scrivilo tu nei commenti. La più bella versione la racconterò la prossima volta che ci vediamo, oppure farò un video apposta. Cosa ne dici? Potete anche fare dei giochi con questa idea perché l'Inventa Storie ha più utilizzi. Possono utilizzarlo le mamme con i bambini più piccoli, gli fanno pescare una figura e poi si inventano una storia. Oppure ci può essere una sfida. Scegliete a turno un'immagine e cercate di raccontarvi una storia. Man mano che poi andate avanti, per rendere la competizione un po' più difficile, potete aggiungere immagini. Oppure un'altra bella idea è nel caso voleste ripassare l'italiano durante le vacanze e scrivere dei racconti. E quindi potrebbe essere anche un'idea per gli insegnanti, un inventa storie, per poi creare dei temi meravigliosi, naturalmente per i bambini, quelli un po' più grandi. Se vi è piaciuto il tutorial, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao!